Cari amici telespettatori, oggi ci incamminiamo insieme alla scoperta della mindfulness. Un termine, lo sappiamo, inglese, che però indica un concetto universale, uno stato di consapevolezza piena, un'attenzione focalizzata sul momento presente. Un modo di vivere, questo, che affonda le sue radici nelle antiche tradizioni orientali, ma che oggi, come un fiore di loto che sboccia, trova sempre più terreno fertile nella nostra società moderna. Ma di cosa si tratta veramente? Beh, immaginate la mindfulness come una dolce pausa che ci concediamo. Un momento per osservare ciò che accade dentro e fuori di noi, senza giudicare, ma con la curiosità di un bambino e la gentilezza che riserviamo a un vecchio amico. Come si pratica la mindfulness? Quali benefici possiamo trarne? E come possiamo integrarla nella nostra vita di tutti i giorni, tra una riunione di lavoro e la spesa al mercato? Siete pronti a partire per questo viaggio? Immaginate di essere in vacanza, su una spiaggia della nostra bellissima Italia. Sentite il sole caldo sulla pelle, come una carezza, e il rumore delle onde che si infrangono sulla riva. I vostri pensieri, leggeri come gabbiani in volo. La mindfulness ci insegna a portare l'attenzione a quel preciso istante, a sentire la sabbia fine sotto i piedi, il profumo inconfondibile del mare, la brezza leggera sul viso. La mindfulness ci aiuta a interrompere questo flusso incessante di pensieri, a riportare l'attenzione al qui e ora. Immaginate il caos della vita quotidiana come una giornata ventosa a Roma, tra traffico e clacson. In questa frenesia, il respiro diventa un prezioso alleato, un'ancora a cui aggrapparsi per ritrovare la calma e la concentrazione, come il silenzio che si percepisce all'interno del Pantheon. La mindfulness ci insegna a portare l'attenzione al respiro, a percepirne il ritmo naturale. L'aria fresca che entra ed esce dai polmoni come una dolce melodia, semplicemente osservando il respiro senza cercare di cambiarlo, proprio come quando si osserva un'opera d'arte. La mente si acquieta. I pensieri, come foglie al vento, si diradano e si crea uno spazio di silenzio interiore, un'oasi di pace nel deserto. Quando ci sentiamo stressati, ansiosi o sopraffatti, come in una piazza affollata durante una partita di calcio, possiamo fermarci un attimo. Chiudiamo gli occhi e portiamo l'attenzione al respiro. Bastano pochi minuti di questa semplice pratica per ritrovare la calma e la lucidità mentale, proprio come quando ci concediamo un caffè e un buon dolce in un bar tranquillo. Negli ultimi anni, la scienza ha iniziato ad indagare i benefici della mindfulness e i risultati sono sorprendenti, come scoprire un tesoro nascosto. Numerosi studi hanno dimostrato l'efficacia di questa pratica nel ridurre lo stress, l'ansia e i sintomi depressivi. Ci aiuta a gestire le emozioni difficili, a migliorare le relazioni interpersonali e ad aumentare la resilienza. La mindfulness è uno strumento prezioso per il benessere. Uno degli aspetti fondamentali della mindfulness è la pratica del non giudizio. Spesso ci troviamo a giudicare noi stessi, gli altri e le situazioni che ci circondano. La mindfulness ci invita a osservare i nostri pensieri e le nostre emozioni senza giudicarli, senza identificarci con essi, come se fossimo su una barca che naviga tra le onde. Osservare senza giudicare crea uno spazio di libertà interiore, come un cielo terso dopo la pioggia. Viviamo in un mondo frenetico, costantemente bombardati da stimoli ed informazioni. Siamo sempre connessi, sempre di corsa, come se fossimo inseguiti. La mindfulness ci offre la possibilità di trovare la pace interiore, di riscoprire la bellezza delle piccole cose e apprezzare il momento presente. La pace interiore è un viaggio che vale la pena intraprendere. La mindfulness non è una pratica che si limita al cuscino di meditazione, non è un abito da sera da indossare solo in occasioni speciali. Può essere integrata in ogni momento della nostra giornata, in ogni attività che svolgiamo, come un filo conduttore che unisce tutte le perle di una collana. Dal lavarsi i denti al fare la spesa al mercato, dal guidare l'auto al lavorare al computer, ogni momento può diventare un'opportunità per coltivare la consapevolezza.
per portare l'attenzione al presente, al respiro, alle sensazioni del corpo. Senza giudizio, con gentilezza e curiosità, come se scoprissimo la bellezza nascosta in ogni angolo della nostra città. Possiamo trasformare le attività quotidiane in momenti di pratica, concentrandoci su ciò che stiamo facendo, senza farci distrarre dai pensieri o dalle preoccupazioni, come un pittore che si concentra sulla sua tela. Integrare la mindfulness nella vita quotidiana ci permette di vivere con maggiore pienezza e consapevolezza, di apprezzare ogni momento, anche quelli apparentemente banali, come un caffè al bar con un amico. Mangiare. Consapevolmente. Un'esperienza sensoriale. Quante volte mangiamo di fretta, senza nemmeno assaporare il cibo che abbiamo davanti, come se fosse un semplice carburante? Distratti dal telefono, dalla televisione, dai pensieri, ci dimentichiamo del piacere della tavola, un vero e proprio rito per noi italiani. La mindfulness ci invita a riscoprire il piacere di mangiare consapevolmente, a trasformare ogni pasto in un'esperienza sensoriale, come quando ci sediamo a tavola con la famiglia la domenica. Prima di iniziare a mangiare, prendiamoci un momento per osservare il cibo, i colori invitanti, le forme armoniose, i profumi che stuzzicano l'appetito. Poi, portiamo l'attenzione alle prime sensazioni. Il gusto che esplode in bocca, la consistenza che si percepisce sulla lingua, la temperatura che si diffonde nel palato. Mangiamo lentamente, masticando con cura ogni boccone, come se volessimo catturare ogni sfumatura di sapore. Mangiare consapevolmente ci permette di riscoprire il piacere del cibo, di assaporare ogni istante come se fosse un pranzo in un ristorante stellato. Camminare con consapevolezza, un passo alla volta. Camminare è un'attività che spesso svolgiamo in modo automatico, senza prestarvi attenzione, come se fossimo in una corsa contro il tempo. La mindfulness ci invita a trasformare la camminata in una pratica di consapevolezza. Un'opportunità per connetterci con il nostro corpo, con il respiro e con l'ambiente circostante, come se stessimo passeggiando in un museo a cielo aperto. Mentre camminiamo, portiamo l'attenzione ai piedi che toccano terra, al movimento delle gambe, al ritmo del respiro. Osserviamo il paesaggio intorno a noi, i colori vivaci, i suoni armoniosi, i profumi inebrianti. Non c'è bisogno di andare in un posto speciale per praticare la camminata consapevole. Possiamo farlo ovunque, anche per pochi minuti al giorno, come se ogni strada fosse un percorso di benessere. Camminare con consapevolezza ci permette di rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana, di apprezzare ogni passo, come se stessimo passeggiando in una piazza assolata. Consigli pratici. La mindfulness è la consapevolezza del momento presente in ogni attività quotidiana, mentre la meditazione è una pratica specifica per coltivare questa consapevolezza o altre qualità mentali. La mindfulness può quindi essere praticata durante la meditazione, ma si estende anche alle attività quotidiane. Includere la meditazione nel nostro percorso di mindfulness è più semplice di quanto si possa pensare. Non servono attrezzature particolari né luoghi speciali. Possiamo farlo ovunque, in qualsiasi momento, anche solo per pochi minuti al giorno. Ecco alcuni consigli pratici per iniziare. Trovare un posto tranquillo. Se possibile, scegliamo un luogo tranquillo e silenzioso, dove non saremo disturbati. Assumere una postura comoda, come se avessimo un libro in testa. Portare l'attenzione al respiro, come se fosse un'onda che sale e scende. Osservare i pensieri senza giudizio, con gentilezza e curiosità. La mindfulness, un viaggio verso la consapevolezza. Cari amici telespettatori, il nostro viaggio alla scoperta della mindfulness si conclude qui. Abbiamo esplorato insieme i principi chiave di questa pratica millenaria, come antichi esploratori in terre sconosciute. Abbiamo scoperto i suoi benefici per la salute mentale e fisica, come tesori preziosi da custodire. E abbiamo visto come integrarla nella vita quotidiana,
come un ingrediente segreto per una vita più serena. La mindfulness non è una soluzione magica a tutti i problemi, non è una bacchetta magica, ma uno strumento prezioso che ci aiuta a vivere con maggiore consapevolezza, equilibrio e serenità, come un navigatore esperto che ci guida tra le onde. Vi invito a sperimentare la mindfulness nella vostra vita. Scoprirete che anche pochi minuti al giorno possono fare la differenza, come un raggio di sole che illumina una stanza buia. Se ti è piaciuto questo video e lo hai trovato utile, lascia un like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale per non perdere altri contenuti come questo. Grazie per il supporto.